Scrive Ippolito Nievo: nessuna cosa più mirabile al mondo di quel lucido orizzonte che fugge all'occhio per mille tinte diverse sulle sponde del Tagliamento, mentre si schierano, illuminate dal tramonto, le torri dei paesi donde si parte un suono di campane così affiocato per la vastità e la distanza da sembrare un coro di voci né celesti né terrene. Resurì, in friulano, significa richiamare alla memoria, ricordare e insieme rinascere, risorgere, rifiorire. E all'improvviso esplode un'onda enorme, terribile, di una violenza catastrofica. Un fragore immenso, profondo, che sale da sotto, rimbomba da ogni parte. La notte è squarciata da lampi. L'asfalto salta sotto i piedi, siamo sollevati come su una rete elastica. Gli alberi si scuotono come durante un improvviso temporale estivo. E il rumore cresce, e tutto oscilla, e le case sobbalzano. Il frastuono è immenso, e io urlo, e tutti urlano. Piccole voci nel frastuono che non finisce, e fuggono fuori. Poi, silenzio. Ero lì assieme ai miei bambini in cucina, quando ho sentito la prima scossa. Non ho fatto tempo a uscire, che ho sentito un'altra scossa forte, li ho abbracciati e ci siamo trovati per terra stesi tutti e tre. Piccolo aveva 10 anni, era rimasto più giù e si vede una trave di cemento, lo ha come soffocato. Io dicevo, vedrete che adesso vengono a prenderci, il papà ci cerca, ci lasciano qua sotto. E il piccolo invece piano piano me lo sentivo sempre meno, fino a che ho sentito i soccorsi veramente. Abbiamo cominciato noi due a gridare a tutta gola. E il grande diceva, grida anche tu Federico. E io dicevo, lascialo che dormi Lione, lui. Sai che a lui piace dormire. Sto buono, lascialo dormire. È tanto stanco. Adesso mi trovo senza il mio piccinino. Il 6 maggio 1976, alle ore 21, ebbe inizio in Friuli una delle sequenze sismiche più forti e devastanti che l'Italia della seconda metà del XX secolo abbia registrato. La prima scossa raggiunse magnitudo 6,4 della scala Richter e un'intensità nono decimo grado della scala Mercalli. Moltissime saranno le repliche, le più forti l'11 e il 15 settembre, con un'intensità che raggiunse quella di maggio. Il terremoto fu avvertito in un'area vastissima, tutta l'Italia centro-settentrionale fino a Torino, poi giù a lambire Roma e ancora Svizzera, Repubblica Ceca, Slovacchia, gran parte della Germania e della Croazia, Francia, Polonia, Ungheria. Danni si ebbero in ampie aree dell'Austria meridionale, Slovenia e Veneto. Ho cominciato a girare per le frazioni, le case erano tutte cadute, tutte crollate. Attraverso i campi sono riuscito ad arrivare qui a Gemona attraverso Osoppo e anche Osoppo era tutto crollato, gente che gridava. La tangenziale è percorsa da macchine che corrono con i clacson schiacciati. Lampeggiano dappertutto luci blu delle ambulanze, della polizia, dei carabinieri. Non c'è luce elettrica, solo i fari delle macchine. Il tremolio di pile nelle case e nei giardini. I primi falò nei campi. Gente compare e scompare nel buio. Grida. Muri storti. Un uomo sanguina sostenuto da un ragazzo. Un palo della luce schiantato. Una gabbia di canarini. Pezzi di sedia. Un materasso. Pertanto avvertite l'ospedale di prepararsi a ricevere molta gente.
e qui penso di trovare un macello. Già tredicesimo era molto molto peggio che a Pagnacco. Quella casa di fronte è crollata, ma io non arrivo a vedere in giro, ma deve essere terribile qua, A te Gaetano. Ora QBX, vai avanti con il messaggio per Etiopia. Arrivati a Stradagis. Situazione. Ancora persone sotto macerie. Con la radio sul sedile dell'auto. Per giorni e giorni sono i radioamatori, centinaia di giovani che assicurano i collegamenti, coprono il Friuli con una fitta rete di trasmissioni. Sono stati i primi ad individuare le dimensioni del disastro. Importanti elementi di quella che nel tempo diventerà la struttura di protezione civile. In quel 6 maggio del 1976, la stazione OGS di Trieste, Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, localizzò le scosse. E da quel primo strumento per lo studio dei terremoti installato a Trieste nel 1906, si è passati alla rete sismometrica attivata il 6 maggio 1977 per seguire la sequenza sismica ancora in corso. Per arrivare al centro di ricerche sismologiche, con una rete di monitoraggio per tutta l'Italia nord-orientale, che dopo poche decine di secondi dalla scossa fornisce alla sala operativa della Protezione Civile regionale localizzazione e magnitudo dell'evento sismico. Probabilmente il terremoto del Friuli è stato il primo disastro vissuto quasi in diretta dal paese. In quegli anni la televisione è l'elettrodomestico più diffuso nelle case degli italiani. È enorme, è l'impressione creata dalle immagini della RAI che arrivano dal luogo del disastro. L'8 maggio, a due giorni dal sisma, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia stanzia 10 miliardi di lire per l'assistenza e la ricostruzione. E il governo affiderà a Giuseppe Zamberletti l'incarico di commissario straordinario dei soccorsi e della gestione dei fondi, che ancora oggi è esempio di risposta e reazione ad una drammatica emergenza. Da questi banchi il Consiglio regionale, il 10 maggio, quattro giorni dopo il sisma, approvò la prima legge sul terremoto. Conteneva provvedimenti urgenti di solidarietà immediata. In questi banchi sedeva Antonio Comelli, allora presidente della Giunta, e fu proprio Comelli a trattare con Aldo Moro, capo del governo, la possibilità di gestire come regione l'emergenza e l'opera di ricostruzione. Altre 11 leggi approvò il Consiglio regionale in quell'anno e decine di altre leggi negli anni successivi per indirizzare e rendere compiuta l'opera della ricostruzione. Una classe politica che nei primi 12 anni di specialità aveva lavorato su provvedimenti di ordinaria amministrazione, d'improvviso si trovava ad affrontare una situazione drammatica. È forse proprio con il terremoto che il Consiglio regionale fece il salto di qualità decisivo, chiamato a scelte difficili, a soluzioni innovative. Il dopo terremoto deve molto anche alla Segreteria Generale Straordinaria, vero braccio operativo della Giunta, con il Consiglio regionale che fece la sua parte istituendo la Commissione Speciale per i Problemi delle Zone Terremotate, dove venivano esaminati tutti i progetti di legge che poi venivano trasmessi alle commissioni di merito prima del vaglio definitivo dell'Aula. A 40 anni da quei fatti, oggi il Consiglio regionale è ancora impegnato a tutelare la propria specialità, valorizzata con le leggi sulla ricostruzione, a fronteggiare una grave crisi economica ed occupazionale e operando scelte innovative con riforme importanti. La polvere intasa il naso, fa tossire. Di una villetta è rimasto solo il tetto appoggiato sul prato, il resto schiacciato sotto. C'è la mia bambina là, la salvate? Hanno aperto un foro nel solaio. Mi faccio dare una pila. Ha una gamba inchiodata su un listello di legno pieno di chiodi. Lo taglio.
Piego i chiodi con le dita. Scivolo con le braccia sotto di lei. Le macerie vibrano con violenza. Un'altra scossa. La prendo per le ascelle. La sollevo piano, lentamente, si sfila. È fatta. Adesso ti portiamo dalla tua mammina, E vedrai che passa tutto. Dopo andate al mare, passare le vacanze. Ti piace il mare? Adesso, che vanno fuori. Federica, sei il papà di Sonia. Sta ferma che vieni con me, tanto. Federica, sta tutto bene? Boh, sta grave, come vuoi venire, tanto? Migliaia saranno i volontari che per giorni e settimane lavoreranno nell'area del sisma insieme a squadre di soccorso, vigili del fuoco e corpi dell'esercito. La paura stringe lo stomaco. Andiamo avanti fra fantasmi di case, tetti pendenti, solai sfondati, cristi appesi alle pareti. E troviamo soltanto morti, tanti morti. Non c'è né ripugnanza né, mi pare, pietà. Se sono morti, via. Cerchiamo i vivi. Di Raimondo Anna in Buscemi. Ascoltaci, o signore. Buscemi Caterina. Ascoltaci, o signore. Buscemi Salvatore. Ascoltaci, signore. Danilutti Giusi. Ascoltaci, signore. Topoletto Maria in Costantini. Ascoltaci, o signore. Costantini Giuseppe. Ascoltaci, o signore. Quindi, coraggio e lì in denaro. Il signore lo siude. In tutte e per tutte. La catastrofe, giorno dopo giorno, si delinea nella sua gravità. Il territorio colpito abbraccia una superficie di 5.700 km quadrati e una popolazione di 600.000 persone. Quasi 1.000 saranno i morti, oltre 3.000 i feriti. Il cerchio del disastro si allarga ad ogni comunicato. Osoppo, Buia, Venzone, Gemona, Magnano, Artegna, Montenars, Colloredo, Trasaghis, Forgaria, Bordano, Interneppo, Stazione della Carnia, Taipana, Lusevera, Tarcento, Musi, Subit, poi la Carnia e il Canal del Ferro, Moggio, Oseacco. Continua lo stillicidio immenso e disperato di richieste da paesi che vanno dalla Jugoslavia alla provincia di Pordenone. I dati raccontano di 18.000 case distrutte, 75.000 danneggiate, 137 comuni disastrati o danneggiati. Fu necessario definire amministrativamente la zona dove concentrare le operazioni di soccorso e di assistenza. A Venzone c'è una colonna della gendarmeria austriaca. Erano lì prima delle 23. Durante la notte l'Austria ha violato 3 volte trattati internazionali e la sua Costituzione. Sue truppe sono entrate in Italia, truppe italiane sono entrate in Austria con i feriti. Gli aerei e gli elicotteri della NATO l'hanno sorvolata, con il suo consenso. Il Friuli è pieno di militari, in quella che era la frontiera sull'est. L'arrivo dei soccorsi fu celere. Circa 18 erano i battaglioni dell'esercito di stanza nell'Italia nord-orientale. La mattina del 7 maggio, 10.000 militari arrivano nella zona del disastro, 5.000 dalla divisione Mantova, dalla Iulia, dall'Ariete e dal 5° e 4° Corpo d'Armata Alpino. Dall'estero arrivano uomini da Austria, Canada, Francia, Germania Occidentale, Olanda, Svizzera e Stati Uniti. I militari sono i primi a muoversi tra Udine e Pordenone con ruspe e elicotteri. Alpini, fanti, genieri scavano insieme ai civili. Dalle prime ore, a mani nude, cercano sotto le pietre segni di vita.
Signorina, lei è qui di casa sì. sola? La vedo molto dura, molto... Guardi. Lei abitava lì? No, io abito qui, comunque è inabitabile anche questo. La vedo che non piange, cioè una che sa stare con i piedi per terra, sai? Cosa serve piangere? Qua bisogna ricostruire, non piangere. Sui fili delle viti è stesa biancheria ad asciugare. I prati hanno l'erba alta e sono pieni di margherite. Un vecchio zappa le patate, noi nuie di mior di fa, e mi indica in fondo all'orto la casa distrutta. Sento per la prima volta la notizia. I friulani, dice Cossiga, vogliono tende, non baracche. Mi chiedo cosa faremo. Mancano 4 mesi al freddo. Ci sono soltanto 4 mesi prima che venga il freddo. Tende e non baracche, perché prima delle scosse di settembre molti pensano di riuscire a riparare o in parte ricostruire ciò che il terremoto ha distrutto. Prima le fabbriche, poi le case. Un'industria in crescita viene smontata dalla natura. 6.500 imprese danneggiate, 18.000 posti di lavoro a rischio, distrutte 10.000 aziende agricole, altre 30.000 danneggiate, 4.000 stalle e migliaia di capi di bestiame perduti. Il governo investe la regione, che farà dei sindaci i suoi funzionari delegati. Il presidente della regione, Antonio Comelli, così racconterà le scelte fatte. Prima pensammo alle fabbriche, al lavoro, alla produzione, poi alle case. Ricordo ad esempio che l'anno dopo il terremoto prelevammo 300 o 350 miliardi dal fondo per la ricostruzione per l'autostrada Udine-Tarvisio, che era arrivata solo fino a Gemona. La gente era ancora nelle baracche. Pensammo è giusto farlo, ma questa è la volta che ci linciano. E invece la gente capì. Occorreva ripartire abbinando ricostruzione e sviluppo. Un disegno politico che sarà portato avanti anche da Adriano Biasutti, che guiderà la regione dall'84 al 1992 e che porterà a quel modello Friuli come esempio innovativo di sviluppo possibile. La gente capì e misurò anche il tempo che sarebbe stato necessario per riavere una vita simile, forse migliore di quella che il terremoto aveva cancellato. La gente capì e dopo la scossa di settembre accettò di lasciare, prima dell'inverno, i paesi distrutti. In 40.000 vennero sistemati in alberghi e appartamenti di Grado, Lignano, Bibione, Jesolo e in altre località sulla costa dell'Adriatico. Un esodo rapido, ordinato e organizzato. ...350 saranno i villaggi prefabbricati costruiti vicino ai paesi e ai posti di lavoro. Progressivamente ospiteranno 72.000 persone. A Gemona Gianni Rodari scrive un reportage per Paese Sera tra le macerie di una cittadina che fu già bellissima e ora è soltanto un groviglio pauroso. Il vecchio storico borgo è crollato da 48 ore, ma sembra morto da secoli. Le stradine preziose, i vicoli pittoreschi sono soltanto torrenti di detriti. Le case sventrate, schiacciate, frantumate. È già come se non fossero state abbattute da questo terremoto, ma da un altro, 100 anni fa, o da un bombardamento in qualche guerra. Era impressionato, Rodari. Non si vede più nessuno piangere il secondo giorno dopo il terremoto. La fine di quello che c'era è una cosa accaduta in un tempo già lontano. È cominciata un'altra cosa. Non si sa ancora che cosa sarà. A Venzone non entra nessuno. Le mura medievali sono crollate, il Duomo sfondato. In piedi, segnato da crepe, il campanile. Sulle discariche del Tagliamento un geometra di Campobasso regola il traffico dei camion con le macerie.
Uno ci sorpassa. Va su lungo le ghiaie e scarica grosse pietre bianche. Chiedo a due tecnici del comune di Bologna: è vostro? No. Quello porta in un mucchio le pietre del Duomo di Venzone. Dicono che vogliono rifarlo con le stesse pietre. Gli esperti, che siano architetti o ingegneri, restauratori o storici dell'arte, sono tutti d'accordo. Danni troppo gravi, impossibile ricostruire. Meglio una chiesa nuova. Ma la gente non vuole una chiesa nuova, vuole il Duomo, com'era e dov'era. Si bloccano le ruspe, si iniziano a raccogliere le pietre. Tutte le pietre del Duomo, raccolte e numerate. 7650 pietre. E ora il Duomo è lì. Imponente è il lavoro per il recupero del patrimonio d'arte che il tempo e la storia hanno lasciato in queste terre. Da questo lavoro nascerà, a Villa Manin di Passariano, la scuola di restauro, il centro di catalogazione e oggi l'ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia. La radio continua ad allargare senza fine l'area del disastro. Ligosullo, Paularo, Pontebba, Chiusaforte, La Valdogna, danni a Tarvisio, fabbricati inabitabili a Pordenone, Anduins da abbandonare, Vito d'Asio semidistrutta, Valeriano, Pinzano, Polcenigo, Spilimbergo, Budoia, Villa Santina, Cavasso, Arba, un via vai ininterrotto di aerei da carico sulla pista di rivolto. Decine gli elicotteri che raggiungono i paesi. I camion di rifornimenti e materiale si misurano a chilometri. Ci saranno strozzature e ritardi inevitabili. Piove. Altri paesi si aggiungono all'elenco. Resiutta, Trasagis, Montereale, Fanna, Travesio, Sequals. Mi raccontano del tema che ha scritto Gino, 6 anni, di Reana. È venuto il terremoto. Sono crollate tante case. La scuola no. Perché? Sicili non abbandonano. Spiega un po' che cosa vuol dire. Sì, le rondini ci abbandonano. Perché ci abbandonano? Sono venute le rondini a Gemona quest'anno? Sì, sono venute, ma... sono venute tutte, ma non hanno trovato i nidi, che le case sono cadute. E allora un po' che sono andate nella bassa friulana. Ecco, e qui sono rimaste, ne hai vista qualcuna? Sì. Sì. E che cosa speri per il prossimo anno? Del prossimo anno che ritornano tutte le rondini qui, che ritrovano anche loro le case che ricostruite. I giornali del mattino. Verrà Rockefeller. La visita di Agnelli. 25.000 pasti al giorno preparati nelle cucine da campo di Gemona. Per mesi i giornalisti dei quotidiani locali e gli inviati della stampa e delle televisioni nazionale e internazionali scriveranno o riprenderanno ciò che accade nella fase della prima emergenza.
quella regione testarda che ha battuto le New Town. Così, in un articolo del settembre 2010, Sergio Rizzo e Gianantonio Stella racconteranno il Friuli. Dopo il sisma del 1976, i furlani hanno rifiutato di lasciare i paesi distrutti, così come avevano resistito all'Austria nel 1848. E oggi tutto è tornato com'era. Al 31 dicembre 95, quando la ricostruzione poteva ormai considerarsi conclusa, le risorse stanziate dallo Stato registrarono una cifra che, attualizzata, corrisponde a 18 miliardi e mezzo di euro. In 10 anni il Friuli viene ricostruito pezzo per pezzo, senza scandali o inchieste della magistratura. E i friulani? Così in uno dei molti libri che nel tempo hanno analizzato e raccontato il sisma del 76, si legano a quello che il terremoto ha quasi cancellato. Non soltanto le case, ma la civiltà contadina, la cultura, la lingua stessa. Ma io sono stato a visitare le zone terremotate lì del Friuli, ma i furlani si sono rimboccati le maniche e hanno lavorato sodo e molto hanno fatto da sé questi furlani. Dal pianoro di Tanataviele la Valle del Torre è bellissima nel sole. C'è il profumo dei grappoli del maggiociondolo. A distanza, nell'aria trasparente, i paesi sembrano intatti. Ci sono date e avvenimenti che mettono a dura prova non solo gli individui, ma intere comunità. Il 6 maggio del 76, una scossa di terremoto, in una manciata di secondi, cancellò un migliaio di vite, devastò decine di paesi, mise in ginocchio il nostro sistema produttivo. Dopo le scosse di settembre, il futuro in Friuli sembrava non avere più una storia su cui poggiare. In breve, però, la determinazione e il fare ebbero il sopravvento sulla rassegnazione. Prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Questa fu la scelta per la fase della ricostruzione, a riprova che il lavoro è un elemento essenziale per la comunità. E anche la Chiesa sostenne con forza questa decisione. Ai sindaci, funzionari delegati, venne affidato il compito di interpretare i bisogni del territorio, una prima embrionale forma di federalismo amministrativo. E accanto alla ricostruzione materiale, le autostrade, le ferrovie, anche la ricostruzione culturale con l'istituzione dell'Università di Udine. Rinascita e identità, questi gli elementi attorno ai quali ritrovarsi, con una classe dirigente unita, coraggiosa, che al di là delle appartenenze politiche seppe utilizzare al meglio gli strumenti dell'autonomia. Ricordare questo è importante e diventa una risposta a quanti sostengono che la specialità rappresenti una sorta di privilegio anacronistico. Lo statuto speciale si difende con i fatti, 40 anni fa come oggi. Thank you.
Grazie.